in compagnia con Marianna Mascioletti, che io ho preso per una delle ultime, diciamo, qui dei partecipanti. Invece no, ci siamo incontrati, poi ci siamo casualmente riconosciuti e ovviamente, essendo appunto tra le altre cose tra le organizzatrici di questo evento qui al Domus Talenti, le chiediamo, ecco, come organizzatrice inizialmente le chiediamo come le sembra la riuscita. Ho visto che c'è una grande partecipazione, e poi magari se ci fa il nome anche di qualche altra partecipazione più o meno esterna, più o meno importante. La riuscita è per il momento ottima, io sono solo contenta, ecco, che sia riuscito così bene, perché ecco, le premesse potevano anche portare poi a un flop, invece la sala è piena, il cortile della Domus Talenti è pieno. Siamo, per essere un evento sostanzialmente pubblicato su Facebook, poi sì, uscito anche sui mezzi tradizionali, ma sostanzialmente nato, cresciuto e promosso sui social media, sui social network, è una grossa soddisfazione. Allora Marianna, ho intervistato già qualcuno, però ho registrato una certa timidezza nel poter in qualche modo indicare una certa area di riferimento culturale o politica di questo evento, magari non come partecipanti, che è aperto a tutti, vorrei aver capito, ma come prospettiva o come aspettative. Ecco, c'è un'area di riferimento, un qualcosa che si vuole costruire che possa fare riferimento a un certo ambiente, a un certo connotazione? Ma io, questa però è una cosa che dico non come organizzatrice ma come partecipante, io l'area politica vorrei che la creassimo noi, cioè vorrei che ci fosse un'area politica che parte da noi. L'ho anche detto nel momento in cui intervenivo, in questo momento soprattutto di crisi, di problemi che poi vanno al di là dei confini nazionali ed europei, dirsi di destra, di sinistra, di centro, per me non solo non ha senso, ma è dannoso, perché escludente. E per quel che mi riguarda invece, ecco, l'area politica dovremmo crearla noi che vogliamo davvero fare qualcosa, questo posso dire. Ok, allora, ho visto che sei molto diplomatica, io ovviamente faccio il mio indegnamente, cerco di fare questa cosa di giornalista, insomma. E allora, diciamo, insisto, e ho fatto anche con i primi intervistati di prima, la differenza sostanziale con il movimentismo di Grillo rispetto a questo avvenimento, qual è? Su questo diciamo che facciamo a gara chi più è più anti-grillino, in realtà, che poi è una cosa che non so quanto senso abbia, però magari è divertente. Però comunque secondo me, ecco, Grillo si è connotato come uno che dice vaffanculo, uno che dice no a tutto, che quello che c'è non va bene, e questo per carità va benissimo, però noi qui, io credo, stiamo facendo proposte, stiamo dicendo quello che va, invece stiamo anche esaltando degli aspetti positivi di quello che esiste, perché comunque gli aspetti positivi esistono e non lo dobbiamo dimenticare. Ma poi noi vogliamo, ecco, essere forse meno arrabbiati, meno incazzati, meno livorosi e più propositivi, invece, anche con calma, con pacatezza, però sicuramente di fare delle proposte che siano anche rivoluzionarie. Marianna, veniamo un pochino un po' al merito del tuo intervento. Di cosa hai parlato? Io ho proposto, appunto, per essere propositivi, la legalizzazione delle droghe, almeno delle droghe leggere, cioè proprio, ma come simbolo, come emblema di una politica, proprio il proibizionismo, dico, come emblema di una politica inefficiente, repressiva, invasiva. E invece la legalizzazione delle droghe leggere come un emblema di una politica che non spreca risorse per cose inutili, non fa la legalitaria facendo in realtà poi la politica poliziesca e repressiva, e invece diventa pragmatica e capisce che comunque non si possono eliminare mai del tutto le cose brutte della vita, ma come l'alcolismo non è una piaga meno grave della dipendenza da droghe, soprattutto poi da droghe leggere, però il whisky continuiamo a trovarlo al supermercato, mentre la cannabis è proibita, è vietata, e se per caso ti prendono che stai coltivando una piantina di marijuana ti possono anche arrestare. Questo per me è appunto l'emblema di una politica vecchia, inefficiente, che aveva soldi da sprecare nella repressione e nella persecuzione dei cittadini che tutto sommato non fanno alcun male, e che deve cambiare, soprattutto appunto in questo momento.
Ringraziamo Marianna Mascioletti e la invitiamo ovviamente su Libri.tv per questa intervista e anche per visionare, se ne avrà voglia, tutto quanto il nostro lavoro. Grazie ancora. Grazie a te.